salve a tutti amici, sono Mr. Delric. Allora, vorrei tanto dire benvenuti in questo gameplay di Castle Story, però purtroppo oggi non dirò così. Nonostante siamo qui su Castle Story, ma vi volevo far vedere l'impossibilità di poter continuare un qualunque tipo di gameplay in questo gioco. Sono tutti fermi perché c'è questo benedetto bug. Allora, primo bug: io qui per fare una sorta di piattaforma ho addirittura dovuto togliere le scale perché ci sto dietro da non so quanto tempo. Ho dovuto creare un'impalcatura della Madonna qua sotto per poter mettere un pavimento in legno. E ancora non sono riusciti a infilare l'ultimo blocco qua sotto di impalcatura per poterci piazzare sopra le tavole. Cioè è un qualcosa di incredibile. Sono tutti fermi, sono tutti bloccati perché non riescono a far quello. In più, un bug che secondo me dovrebbero risolvere, perché altrimenti è impossibile costruire in un qualunque modo. Quando uno di questi omini sta trasportando un blocco di pietra, gli è impossibile scavalcare un blocco a meno che non ci siano degli scalini. Cioè, allora, io o riempo il castello di scalini per farlo raggiungere qualunque luogo qua e dopo lo devo distruggere. Cioè, ma ci rendiamo conto di quanto... di quanta pietra va a puttane per niente? È allucinante. Mi hanno completamente bloccato. Non riesco ad andare avanti se non costruendo costantemente, continuamente, scalini. Cioè, allora, vediamo. Adesso io ve lo faccio vedere. Vediamo se... così... tu cazzo sei in mezzo, rompi coglioni, vai via. Hola. Allora, stavamo dicendo, facciamo così, anche perché loro non è che costruiscono con un ordine ben preciso, costruiscono così ad cazzum di minchiam, dicendo proprio un latinismo. Ok, costruisco. Adesso loro arrivano qua, stai a vedere che mi mettono un blocco. Mi mettono questo blocco qui e bloccano tutto. Stai a vedere. Aspetta. No, ti aspetto proprio all'ingresso. Aspetta, guarda. Spero per te che non intendi fare questa puttanata mastodontica. Poi aspetta, facciamo anche questo, perché altrimenti se no non vanno... non se ne vanno fuori. Cioè, devo piazzare scalini da tutte le parti. C'è un metodo di costruzione che è allucinante. Guarda! Guarda! Perché l'hai messo lì? Chi passa adesso? Come fai a passare? Come cazzo fate a passare? Che senso ha mettere quella roba lì? Allora, lodevole il fatto che hanno sistemato il discorso del bug... che ogni volta che salvavo e poi caricavo mi scomparivano tutte le risorse, le stockpile, eccetera. Ma bisogna essere drogati per far sta roba. Cioè, ecco ragazzi, guardate a che punto siamo arrivati. Hanno bloccato questi due coglioni, perché non si può dire altro, questi due coglioni qui. Li murerei vivi, fosse per me, d'accordo. Cioè, è il modo di fare? Devono assolutamente migliorare sto discorso qua della costruzione, perché guardate che casino che ho dovuto fare per mettere ste quattro cose. E tra l'altro me le hanno messe pure sbagliate, cazzo! Me le hanno messe pure sbagliate. Allora, ragazzi, non me ne vogliate, perché so che ad alcuni di voi, a molti di voi, questo gioco qui piaceva. Io vorrei aspettare che venga aggiornato, che venga migliorato, perché è un cazzo di casino. Però non preoccupatevi, perché voglio mostrarvi un gioco similare, molto bello ragazzi, so che vi può piacere. Ve lo vado a mostrare immediatamente, l'ho appena preso, mi sono guardato diversi tutorial, vi faccio vedere immediatamente di che cosa si tratta. Salve a tutti amici, e allora eccoci qua, questo è il nuovo gioco che vi volevo presentare, si chiama Timber and Stone. È un gioco che sicuramente sarà un validissimo avversario a Castle Story, se non forse addirittura meglio, ma in realtà io non ho intenzione di bloccare il gameplay di Castle Story, però fin tanto che non me lo sistemano veramente è ingiocabile. Avete visto che razza di robe sono successe, per cui
preferisco intanto eventualmente presentarvi questo gioco. Questo gioco è in versione beta, siamo alla versione 1.41. Ci sono delle cose nuove che io ancora non ho visto, perché il gameplay che io ho visto sono della versione precedente, per cui hanno modificato molto dell'interfaccia, hanno modificato molte cose, eccetera. Praticamente si tratta, ragazzi, di un gioco. Ecco, mi scuso per il volume, ma purtroppo il volume è possibile sistemarlo solo quando saremo all'interno della partita, per cui intanto sarà così. Sarà praticamente da considerarsi come una sorta di Minecraft in terza persona, però. È molto molto bello, è un ottimo gestionale, tra l'altro potremo costruire veramente tantissime cose, a nostro piacimento, tra l'altro, per cui andiamo a vedere subito di che cosa si tratta. Creiamo un nuovo gioco e un nuovo insediamento, gli diamo un nome. Lo chiamiamo Dalerioland, d'accordo. E confermiamo. Allora, la mappa ovviamente la faremo grande, perché non ho intenzione di fare pochi gameplay di questo gioco, perché sono sicuro al 100% che a moltissimi di voi questo gioco piacerà. Ad altri purtroppo no, ovviamente, ma d'altronde non si può avere tutto quanto dalla vita. Allora, ragazzi, questo qua è un continente in cui noi potremo scegliere dove iniziare a costruire. È davvero enorme, perché se io mi avvicino, vedete quel quadratino bianco che è del mio mouse? Quella è la regione dove noi andremo a costruire, per cui pensate quante zone, quanto grande è questo posto, ok? Allora, tra l'altro c'è la possibilità anche di vedere la mappa in 3D, perché così vediamo i rilievi, vediamo praticamente un po' tutto. Cazzo, è una zona piuttosto collinosa e montana questa qua comunque, vabbè. Allora, come vedete qua abbiamo Grassland, cioè praticamente abbiamo le zone più pianeggianti e con un po' meno alberi. Abbiamo le foreste, ovviamente molto ricche di legno, di alberi, le paludi, i deserti, la tundra, le montagne e ovviamente l'acqua. Allora, il mio suggerimento, ragazzi, è quello di partire in una zona costiera, per il fatto che così si potrebbe sfruttare anche si possono sfruttare anche la pesca, si può sfruttare. Questa per esempio potrebbe essere una zona abbastanza buona, perché abbiamo la foresta, ok, flat, cioè abbiamo pianeggiante, molti alberi ed è una zona di costa. Minerali, ragazzi, c'è il tin, che è occasionale, non è molto comune, però molto frequente si trova il copper, il ferro, il carbone. Abbiamo poi, essendo in una foresta, abbondanti cinghiali. Le pecore sono piuttosto rare, purtroppo. Occasionali sono i polli, però ovviamente abbondanti sono i pesci. Allora, è un po' difficile questa zona a livello di caccia, a dire il vero, perché la pesca purtroppo non si può fare subito. Vediamo se per caso, spostandoci un pochino... no, purtroppo no. Vediamo qua, per esempio. Ecco, questo già per esempio mi piace di più, perché tutti i minerali sono comuni e alcuni addirittura frequenti. Le caratteristiche sono pressoché le stesse, tranne che siamo anche vicini a un fiume. Frequenti sono i cinghiali, occasionali le pecore, però sono frequenti anche i polli e abbondanti ovviamente i pesci, per cui questa zona fa al caso nostro. Questa zona fa proprio il caso nostro. Allora, cos'altro vi volevo dire? Questo gioco lo si può acquistare ovviamente nel sito apposito. Ha un costo, secondo me, forse leggermente altino, ma sono $19.99, $20, quindi è poco meno di 15 euro. Però questo gioco mi è piaciuto particolarmente, ho visto tanti gameplay in lingua originale, purtroppo appunto di versioni precedenti, per cui alcune cose anch'io, anche per me, saranno nuove, devo un po' impararle. È la primissima partita che faccio, per cui ragazze portate pazienza. Ecco qua allora la nostra mappa di gioco. Allora, come vedete, la grafica è pressoché quella di Minecraft, però la vediamo dall'alto, per cui, visto che Minecraft va tanto di moda, anche se io ci ho giocato, sì, non tantissimo, non sono un grande esperto di Minecraft, anzi, assolutamente,
però ho potuto apprezzarlo parecchio per la sua la creatività, diciamo, che lasciava, che stimolava nella persona. Allora, qui noi adesso ci sta dicendo, noi possiamo muoverci con i tasti WASD, d'accordo, però come vedete ci muoviamo molto lentamente. Se teniamo premuto il tasto Shift, allora ci muoviamo molto più velocemente. La stessa cosa la possiamo fare tenendo premuta la rotella del mouse, ci possiamo muovere di conseguenza anche molto molto più veloci. Tenendo premuto il tasto destro del mouse possiamo ruotare la visuale e ovviamente con la rotella andiamo a zoomare. Detto questo, allora adesso decidiamo dove scegliere, vedete che c'è il carretto, dove scegliere di posizionarci. Allora ragazzi, ci vuole una zona che sia piuttosto pianeggiante per cominciare a lavorare. Io direi che per esempio questa zona qua potrebbe essere ottima perché non siamo eccessivamente distanti dal mare. Ah sì, un'altra cosa che volevo farti vedere, come farvi vedere. Ovviamente vedete la mappa ha i suoi confini, se no sarebbe veramente... Madonna, cazzarola, quanto grande è. Ok, è particolarmente grande, anzi sapete che quasi quasi potrei scegliere di mettermi, di posizionarmi in questa zona, che almeno è un po' più centrale. Questo ovviamente comporterà che una volta che noi comunque avremo finito di sfruttare questa regione, potremo spostarci comunque in un'altra. Spostandoci in un'altra possiamo iniziare a costruire delle altre cose, troveremo delle altre caratteristiche e quindi intanto direi che questa zona qua per esempio potrebbe essere una buona soluzione. Allora, selezioniamo qua il nostro carretto con le risorse iniziali e vediamo subito di cosa si tratta. Ovviamente non si tratterà di comandare una sola persona, abbiamo più abitanti, più lavoratori. Adesso vi spiego meglio, fin tanto che qua c'è un caricamento. Sentiamo già sottofondo il rumore del fuoco che schioppetta, ma adesso dovremmo sistemare il volume, ma lo si può sistemare solo in gioco. Eccolo qua. Allora, mettiamo un secondo in pausa, ragazzi. Vediamo di sistemare il volume. Allora, opzioni. Abbassiamo un pochino il volume. Ok. Resume. Allora, mettiamo in pausa perché ovviamente c'è anche un consumo. C'è anche un consumo delle nostre risorse. Queste sono le risorse che al momento abbiamo nel carretto. Abbiamo una decina di cibo e di semi. Abbiamo ovviamente tools che sono degli attrezzi. Mi sarebbe più comodo vederne anche il disegno, magari di sapere esattamente che cavolo abbiamo, però questa cosa non ci è data, non ci è data saperla. Anzi, no, eccolo qua, scusatemi. Come tools, cosa abbiamo? Vedete, ok, abbiamo un'accetta per esempio fatta in copper, in che cavolo è il bronzo? No, bronzo, che cavolo dico, dai, vabbè, in copper, vaffanculo, non mi ricordo come cavolo si dice. Abbiamo due picconi, uno in copper e l'altro in pietra. Vedete, queste sono tutte cose che noi poi potremo costruire e cliccandoci sopra. Vedete anche che cosa avremo bisogno. È craftabile sia dal carpentiere che dallo stonemason. Adesso vedremo che cosa sono questi, d'accordo? E qua ci fanno vedere le risorse di cui c'è bisogno. C'è bisogno di un pezzo di pietra e un pezzo di legno. Allora, andiamo con ordine, ragazzi. Questi sono i nostri lavoratori. Al momento abbiamo disponibile Weston, un uomo che è praticamente il nostro forager, praticamente il nostro cacciatore raccoglitore, d'accordo? Colui che andrà a procacciarci il cibo. Abbiamo un pastore, Edgar Scott. Adesso il pastore ci è pressoché inutile, per cui noi cambieremo poi successivamente la professione di questo tizio. Ebbene sì, si possono anche cambiare le professioni. Abbiamo un contadino, un coltivatore più precisamente, Cameron, il suo nome. Abbiamo poi un commerciante, anche adesso il commerciante ci è pressoché inutile, per cui cambieremo immediatamente, ed è una donna, Noemi Cameron. Quindi Cameron e Noemi Cameron siete sposati per caso? Perché tu non hai un cognome, un nome e un cognome? Vabbè. Abbiamo un arciere, anche questo per il momento non sarà estremamente utile, per cui cambieremo a breve anche lui. Abbiamo un fabbro,
Enoch. Come si chiamava questo? Nicole Cameron. Siete tutti Cameron, cazzo, tutta una famiglia qua praticamente. E poi abbiamo anche un soldato, Rachel, come cavolo si dice? Cos'è? Una donna, vabbè. Allora, questi qua per il momento non ci servono, per cui cambieremo immediatamente come si dice, i mestieri che queste persone faranno. Allora, andando su questa, è la scheda delle informazioni del personaggio. È un livello 4 di soldato, infatti ogni volta che noi cambieremo lavoro diminuirà la morale, il morale del nostro personaggio, ma guadagnerà punti esperienza su un determinato lavoro. Abbiamo la salute del personaggio, il morale, come dicevo prima, abbiamo la sua affaticamento, per cui quando arriverà alla fine andrà, quando arriverà in fondo questa barra andrà, dormirà esattamente nel punto probabilmente poi in cui si trova. La fame, il livello, abbiamo detto, ci sono dei tratti che ogni personaggio ha in maniera unica. È carismatico, è disloyal, non è particolarmente leale. Ottimo, molto bene, andiamo, partiamo molto bene, ragazzi. Impara velocemente. Lazy, ragazzi, portate pazienza, non mi ricordo, non so che cosa significhi, non importa, il mio inglese è veramente scarso, purtroppo. Queste sono tutte le professioni, ragazzi. Allora, c'è l'avventuriero, il fabbro, il carpentiere, l'ingegnere, abbiamo detto il cacciatore e raccoglitore. L'infantry che è per l'appunto, vedete, questi sono accanto, sono tutti i livelli che la persona ha già in quel mestiere, di quarto livello come fanteria, diciamo come soldato, però per esempio terzo livello anche in commerciante. Stonemason è il fabbricatore di rocce, io direi muratore, lo chiamerei, non lo so come poterlo tradurre, comunque va bene. L'arciere, il costruttore. Il pescatore, il coltivatore, l'allevatore, il minatore, questo, il tailor, è il sarto e il boscaiolo. Allora, al momento, tu che sei soldato, io ti farei carpentiere perché sei di secondo livello già come carpentiere, per cui potremmo farti al momento in carpentiere. Come inventario, signori, qua possiamo equipaggiare i nostri diversi personaggi. Sia per gli strumenti di lavoro che anche, vedete, c'è l'elmetto, c'è le armature, eccetera, eccetera. Ok. Allora, le preferenze, ragazzi, servono per ogni mestiere. Gli diciamo che cosa fare. Abbiamo delle notifiche quando rompe un martello, quando costruisce qualcosa con successo, quando invece fallisce qualche cosa di costruire. Quando aspetta, qua per esempio c'è scritto che quando aspetta, quando non ha un cazzo da fare, praticamente dovrebbe aspettare nella hall. La hall è una cosa che noi potremmo costruire dove generalmente appunto i nostri abitanti, i nostri lavoratori si possono radunare. Queste sono diciamo, le impostazioni per quanto riguarda il sonno, eccetera. Per il momento lasciamo perdere, non ci interessano. Allora, questo è il nostro carpentiere. Tu, per esempio, che sei il nostro cacciatore, sarebbe il caso che io ti dessi arco e frecce. Allora, adesso ovviamente non lo vedete ancora selezionato perché lo deve andare a raccogliere. Adesso il gioco è in pausa, lo deve andare a raccogliere dal nostro carro. Gli do l'arco e praticamente gli dico anche di farmi vedere il raggio dell'arco quando io seleziono questa persona, di farmi vedere l'area di azione dell'arco. Gli diciamo anche di andare a raccogliere le bacche come cibo, di cacciare i polli, di cacciare i cinghiali e di cacciare le pecore. Al momento sì, perché abbiamo bisogno di tutto il cibo possibile. Per il resto va bene così e ti tengo come cacciatore. Te che sei pastore, non me ne frega nulla che sei pastore. Allora, cazzarola, sei anche quarto livello pastore, però ti faccio minchia inutile come una capra sei per il momento. Allora, vediamo se trovo prima qualcuno. Il farmer potrebbe anche rimanere. Questo arciere, per esempio, questo arciere. Perché non ho minatori inizialmente, cazzo? Sei anche tu utile come... No, te ti faccio minatore, vaffanculo, vai a lavorare in cava.
Vai a lavorare in miniera, dopo ti ci mando. Tu cosa cazzo sei? Il commerciante? Il commerciante? Non me ne faccio niente di un commerciante. Per cui ti cambiamo immediatamente e ti faccio... almeno blacksmith. Eh no, cazzo, io ho bisogno anche di un taglialegna, porca miseria. Ho bisogno anche di un taglialegna. Tu cosa sei? Il minatore. Tu sei il blacksmith. E allora io ti lascio anche blacksmith perché suppongo che tu sia di un certo livello. Cazzo, sei livello 5 e io ti lascio anche blacksmith. Tu sei inutile allora come blacksmith. E allora tu diventi taglialegna. Ok, allora come taglialegna gli diciamo di, in maniera indipendente, di andare al più vicino albero e di abbatterlo per recuperare legna. Te come minatore... Ok, va bene, tutto ok. Per il resto, ecco tu ti faccio fare che cosa? Ti faccio fare. Cosa mica ti faccio fare inizialmente? Allora, il blacksmith ce l'abbiamo già, lo stonemason ti faccio fare, che dopo ci sarà utile. Allora, ok. Detto questo, ragazzi, portate pazienza, io vi finisco di spiegare alcune cosette perché poi durante il gioco sennò diventa un problema. Anzi... Qui praticamente decideremo gli ordini da dare ai nostri lavoratori. Glieli posso dare singolarmente, a dire il vero, però così gli do gli ordini più direttamente per un'area, per esempio, eccetera. Per esempio, dig and mine. Qua, per esempio, gli diciamo di scavare al nostro... come cazzo si chiama? Minatore. Abbiamo solo un problema. Non mi ricordo come si fa a dirgli da qua in giù. Non me lo ricordo minimamente perché so che era possibile. Per esempio, se io volessi scavare da qua in su. Ah già, con le freccette, mi dimenticavo, con le frecce è possibile dargli gli ordini di... per esempio, di scavare tutta questa zona. Vorrei che mi scavasse anche tutta questa zona. Ok, visto che ci siamo, ma sì, anche questo cubetto qua che è praticamente inutile. Ok, e gli diciamo quindi al minatore di andare a scavare questa zona qui. Lui adesso si sposterà quando il gioco lo ritorneremo a mettere fuori dalla pausa. Dopodiché abbiamo le costruzioni che possiamo fare, vedete con i diversi materiali, guardate quanti materiali, pezzi di legno, roccia, scale, guardate addirittura si potrà fare la miniera con le rotaie, stanno aggiungendo sempre più cose, ragazzi. Appunto è possibile coltivare, cosa che facciamo immediatamente. Aspettate, ragazzi, fatemi vedere dov'è il mare. Ok, è lì. Oh, benissimo. Allora, per le coltivazioni... Per le coltivazioni. Cosa vogliamo coltivare? Allora, abbiamo diversi semi. Allora, iniziamo subito con le patate. Te, brutto coglioncello, di cosa ti metto a fare qui? Non campi eccessivamente grandi perché di semi non ne abbiamo molti, per cui facciamo una cosa di questo tipo. Ups, ho sbagliato. Allora, farm. Ok. Il grano, ovviamente, non può mancare. Aspetta che sono storto e non vedo un cazzo. Ok, così. E poi potremmo fare carote, non ne abbiamo. Il cotone. Anche qui la stessa cosa. Ok. Poi ho visto che abbiamo anche questi flax seed che non so bene che cazzo siano, ma per il momento li facciamo lo stesso perché potranno risultare lo stesso utili. Ok. Mi sono scordato. Vedete, ci sono anche tantissimi semi in realtà, quindi tantissime cose che si potranno poi seminare. Date questi ordini. Abbiamo visto quindi anche che cosa vuol dire farm. Il chop. Allora, il chop non occorre dare ordini, sarebbe per disboscare una determinata area. Quindi seleziono gli alberi che mi interessa disboscare, per il momento non mi interessa. Le strade e la hall. Questo praticamente... serviranno a breve, soprattutto la strada e la hall. Vi spiego praticamente a che cosa servono. La hall,
non è altro che una zona che io vado a selezionare in questo modo, dove non è che venga costruito qualche cosa, però è il punto di ritrovo, diciamo, degli abitanti. C'è un'opzione, infatti, che ogni abitante può fare, che quando finisce non ha un cavolo da fare, se ne viene qui. In più, questo mi serve anche perché, costruendo le strade che mi vanno al di fuori della mappa, io posso permettere a degli abitanti da fuori, diciamo, di venire dentro, cioè quindi aumentare il numero di lavoratori che io ho. Per cui questa è una delle cose principali che bisognerà fare in questo gioco. Poi potremo costruire le diverse strutture, ragazzi, tipo il workshop. Il workshop, per esempio, abbiamo, vedete, il tavolo da lavoro del carpentiere. Questo è una delle prime cose da fare, assolutamente. E abbiamo già anche i materiali per farla, per cui immediatamente fare questo. Successivamente faremo tutte le altre cose anche, perché il tavolo da lavoro del carpentiere ci sarà utile per costruire, per esempio, gli arnesi. Per esempio i martelli per cominciare a lavorare. Vedete? Allora, queste sono le ricette. Possiamo metterne diverse in coda. Diverse, vedete, una alla volta, 10 alla volta, 5 alla volta, 25 alla volta, eccetera. Qua ti dice quale persona può costruirlo e che cosa viene richiesto. In realtà non viene richiesto nemmeno il tavolo da lavoro, non viene richiesto, possono essere costruiti da subito. Vengono, iniziano a essere richieste quando, vedete, iniziamo a usare il ferro, eccetera. Però, e queste sono le risorse che ci servono. Quindi serve un pezzo di pietra e un pezzo di legno, che al momento abbiamo. In effetti, lo stone hammer, visto che non ne abbiamo in riserva nessuno, un paio ce li mettiamo. Ma sono anche molto importanti, se vogliamo continuare con le nostre risorse, i picconi. Per cui è subito la cosa che successivamente andremo a costruire. E ne facciamo anche ben 5. Oltre alle asce per gli alberi. Ok. Ovviamente ci serviranno anche le zappe, e anche di queste ne facciamo 3, però sono l'ultima cosa che magari eventualmente ora ci servono. Allora, abbiamo visto quindi che ci sono gli arnesi, abbiamo visto che ci sono le armi e di conseguenza poi anche le armature. Guardate pezzi di armatura che ci sono, ragazzi. Le cose che si possono craftare, dai lingotti alle corde, ai pezzi di stoffa, agli scudi. No, le ruote, scusatemi, non gli scudi, che cazzo dicevo, infatti stavo qua pensando che ci fanno gli scudi qua. I diversi pezzi li abbiamo visti e questi sono i diversi materiali, ragazzi, che troviamo scavando. Vedete, ci sono le cose che anche su Minecraft ci sono, le fiume, le spider silk, le ragnatele, ci sono le diverse cose e aumenteranno strada facendo, aumenteranno strada facendo. Ok, ragazzi, io per il momento però, facciamo partire sì il gioco, però mi fermerei qui perché... vorrei non fare troppo lungo questo video, già è lunghissimo, per cui chissà quando riuscirò a caricarlo, speriamo velocemente. Vedete che stanno già andando al lavoro molti di questi. E... ragazzi, io intanto vi voglio anche ringraziare di un'altra cosa, siamo arrivati ai 700 iscritti, vi ringrazio tantissimo per la fiducia che mi state spingendo sempre di più a migliorarmi nel gameplay, a fare gameplay sempre nuovi, sempre divertenti. Io spero che anche questo vi possa piacere, fatemelo capire, ragazzi, con commenti e pollicini in su, mi raccomando. E come sempre io vi invito anche a mettere un bel mi piace su Facebook, che ci teniamo più in contatto per queste novità. E ragazzi, a presto, ciao ciao.